La Regione Puglia, con il microcredito d'impresa, concede un finanziamento alle microimprese già operative che non possono accedere al credito bancario. La Puglia dà fiducia alle imprese dell'artigianato, del manifatturiero e dei servizi, che si impegnano a restituire il prestito nei tempi previsti. Un patto con le imprese, per crescere e puntare insieme allo sviluppo economico, sostenibile e inclusivo. Perché se crescono le imprese, cresce la Puglia. Visita il sito sistema.puglia.it/microcredito. La Puglia, un'opportunità nelle tue mani. Conferenza economica della CIA, oggi siamo qui negli spazi del Castello Carlo V a Lecce per seguire questo momento di confronto. Finalmente si parla del sistema agricolo come un elemento fondamentale per la rinascita economica della nostra nazione e noi in parte lo abbiamo già dimostrato. Con questo governo regionale sono state messe in atto attività, progetti, finanziamenti che in qualche maniera ci hanno dato ragione, con l'intraprendenza del mondo imprenditoriale, soprattutto nei confronti del sistema vitivinicolo, stiamo avendo grandissimi successi e questa dimostrazione che l'agricoltura funziona. Quello che è emerso oggi è anche cercare di mettere in campo politiche nei confronti dei giovani e questo lo abbiamo già fatto e lo faremo anche col prossimo PSR. Continueremo a portare avanti il cambio generazionale, di finanziare risorse per i giovani imprenditori, ma soprattutto i giovani imprenditori che si aggregano, così come anche dedicheremo anche risorse per la formazione nel campo agricolo nei confronti dei giovani che intraprendono. I risultati si stanno già avendo e una grande soddisfazione che la Regione Puglia ha è quando si incominciano a vedere che i giovani figli di professionisti, di ingegneri, medici lasciano l'attività del padre e intraprendono il settore dell'agricoltura, inserendo nei fattori produttivi innovazione tecnologica, anche attività di web e quant'altro, proprio perché ormai l'agricoltura ha necessità anche di questo. Le fiere sono in un momento di crisi e quindi bisogna attrezzarsi con la commercializzazione tramite i sistemi informatici. La terra è il tessuto collettivo della Regione Puglia e adesso può essere nutrito anche attraverso la rete, i social network. Quello sì, è fondamentale perché grandi successi si hanno anche grazie al social network, quindi successi imprenditoriali, successi politici, successi sono ormai elementi fondamentali che vanno inseriti nei cicli produttivi delle aziende, quindi nei fattori produttivi, quindi è fondamentale anche questo. Dell'imprenditoria pugliese, ma italiana in generale, ha sempre saputo cogliere quelli che sono stati i momenti di svolta. Certamente il tema dell'agricoltura ora rappresenta anche una grande opportunità, oltre che essere per tutti quanti noi una necessità, perché come dice il tema di questo importante conferenza, agricoltura, più agricoltura per nutrire il mondo, diciamo, è un bisogno quello di avere una buona agricoltura e rappresenta anche un'opportunità economica rilevante, perché l'agricoltura è uno dei pochi settori economici che ancora in presenza di una crisi così diffusa dà indici di ripresa e di crescita. Round negoziale a Lussemburgo la prossima settimana, contiamo di avere una proposta di riforma che sia accettabile dal Parlamento europeo. Abbiamo già convocato
con la speranza di raggiungere questo risultato mercoledì prossimo alla Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo. Noi stiamo lavorando come Commissione a far sì che il nostro mandato negoziale sia accolto dai ministri, sia accolto dalla Commissione. La prossima PAC, ricordiamolo, sono 6 miliardi di euro di aiuti all'anno per la nostra agricoltura, sono quindi circa 42 miliardi nei 7 anni. Non possiamo da una parte rischiare di perderli e soprattutto rischiare che vengano utilizzati male.